Una mostra che nasce da un verso di Catullo, no? Dove parlava del passerotto di Lesbia che era defunta, allora una composizione ellenistica. Diceva che il passerotto si muoveva un po' di qui e un po' di là, e questo è un po' lo scopo di questa piccola trasmissione. Un po' di qui perché si parla di arte e un po' di là perché si parla di magia, ma per me le due cose sono complementari e poi vi spiegherò perché. Per quanto riguarda la mostra, è come si dice una retrospettiva, quindi nasce da una composizione, di una scelta, un'antologia di opere più rappresentative dei miei vari periodi artistici, in particolare con riferimento alla mia personale Ego Nolo Cesaresse, avvenuto nell'Antiquarium di Villa Adriana, ahimè, tanto tanto tempo fa, nell'anno 2006, nel Canopo. Era una mostra dedicata ai poeti novelli, e cioè ai poeti amici dell'imperatore Adriano. In questa io incisi nell'intonaco ancora fresco questi versi di un Ciale Pompeiano. Uno di questi, che poi vedremo anche esposto in mostra, è dato da una fanciulla dai rossi capelli, la quale vaga per la verde campagna. Nell'intonaco c'è scritto i versi di Settimio Sereno: quella vagat viridolure, una fanciulla vaga per la verde campagna. Il fascino di questo è dato da un frammento, perché sono frammenti presi da Terenziano Mauro nel quarto secolo d.C. Per questo sono stati tramandati anche questi frammenti di poeti novelli. Allora, questa è una fanciulla che si guarda indietro come se fosse stata scoperta mentre vagava per la verde campagna. Un'altra antologia è data dalla medesima mostra, è data dalla famosa Nimula Vagula Blando dell'imperatore Adriano. Animuccia, vagabonduccia, piacevoluccia, ospite e compagna del corpo, che ora te ne andrai laggiù, palliduccia, rigida nuduccia, e non scherzerai più come di solito a fare. Questo è proprio l'imperatore Adriano, e quello che era bello è che questa è l'animuccia, come una donna velata, cioè al di là, di qua e di là dell'essere, tra l'essere e il non essere, e pensavo di interpretarla come, interpretata come l'anima dell'imperatore Adriano. Animula, vagula, blandula, ospes comesque scorpus, qui non capibin loca, pallidula, rigidula, nudula, ne cuzzoles da biocos. Terzo e ultimo di questa mia personale, che è presente nella retrospettiva, è un altro verso di Settimio Sereno, che riprende quasi fa il verso a quelli dell'imperatore Adriano. Animula miserula properiter abi. L'animuccia miseruccia se ne partì in fretta. E allora qui ho fatto come se fosse un cippo di lapide, e sul cielo, sullo sfondo del Tempio della Fortuna Primigenia, il volto di una leggiadra fanciulla, ahimè, perita molto presto. Alla mostra successiva, la mia personale successiva, quella che mi diede una certa notorietà, ma non spettami dirlo, è quella di la mia personale a Castel Sant'Angelo, nelle sale di Pio IV. In questa io trattavo il tema dei magi e delle sibille. È un tema che mi ha sempre affascinato, e anche qui l'ho trattato in varie maniere. Da una parte riprendendo la tecnica dell'incisione tavola intonacata ancora fresca, diversa, in questo caso di formule magiche, e successivamente dipingendo qui sopra. Il quadro che vedete alle mie spalle raffigura uno dei magi ellenizzati, e in questo caso nell'intonaco è stato inciso, si vedrà meglio guardandolo in radente, una brasax, presa dalle gemme gnostiche, cioè in particolare una specie di demone astrale, che dovrebbe raffigurare 365 giorni dell'anno, con la testa di gallo, le gambe di serpente, la frusta e lo scudo. E sullo scudo ci sono scritte i nomi della divinità, Yao, nella divinità orfica. È un mago, e quindi è ornato di pentacoli. Quod est superus, sic est inferior, ciò che in alto come ciò che in basso. Abbiamo poi i simboli del dio Mercurio,
nella mitra e simboli astrali. È uno dei tre maghi che ho voluto raffigurare, Ostane, dei tre maghi ellenizzati, di cui parla anche Plinio nel suo Naturalis Historia. Ma accanto a questo ho voluto aggiungere sia le Sibille, queste profetesse pagane, sia pure le piante e le erbe magiche. E allora, e oltre che i papiri magici, che purtroppo non ho potuto esporre per il semplice fatto che sono stati venduti tutti. Questi sono papiri magici dipinti con iscrizioni magiche vere, tratte proprio dai papiri greche magiche, un'edizione critica, di cui mi sono anche avvalso per la pubblicazione del mio Magico Incantamento. Le erbe magiche sono queste, sono erbe che da una parte chiaramente ricordano quelle erbe ghiribizzose, le candelabre pompeiane, ma dall'altra anche le zolle dureriane, fatte dipinte a tempera. A questa mostra è seguita poi una successiva mia personale, in questo caso a Pettorano sul Gizio, dedicata proprio come su un erbario magico. E allora ho, potete vedere, ho creato ancora di queste piante con le varie tecniche, questa è una litografia corellata, questo è un incausto, e narrando fantasiosamente le loro virtù, come gli antichi erbari medievali. Addirittura questa pianta si anima, un canto animato, e ho fatto anche incisione all'acquaforte, un grande foglio stampato con un piccolo erbario con piante di ghiribizzose. Non è mancato neanche l'utilizzo del monotype, anche qui sono piante di ghiribizzose. In pratica con le più svariate tecniche, quindi il monotype, l'acquaforte, la litografia e l'encausto, ho creato così un mondo mio particolare che andrò adesso a illustrarvi nelle varie sequenze dei quadri. Questo è un mio quadro tra i più celebrati, dal momento che non solo è stato esposto a Castel Sant'Angelo, pubblicato nel catalogo De Luca, editore, con la critica del sovrintendente Strinati, del professor Strinati, ma anche è stato premiato al premio Sulmona, e quindi ha la sua è una doppia presenza in due cataloghi, quello che si chiama un quadro storicizzato. Questo un po' meno, che raffigura la Via Iside, con il caratteristico nodo di Iside, il manto come se fosse il cielo stellato, i boccoli tipici della Via Iside e in pratica il diadema con i simboli dell'Alto e del Basso Regno. Questo l'avevo già parlato prima, un ritratto di donna velata o Animula Vagula Blambula, sono ritratti ideali come anche questo del filosofo Proclo, diademato. La Sibilla è legata all'acqua e quindi l'acqua, ho cercato di anche rappresentare i pesci che sono cosiddetti, io li chiamo pesci magici, perché alcuni pesci, secondo anche quanto parla Luciano di Samosata nel suo opuscoletto De Assiria, si parla proprio di pesci sacri, e ho trattato la materia di questi pesci sacri in più e più quadri. Questi sono uno dei quadri superstiti, gli altri sono stati venduti, quindi rimangono solo nel catalogo in pratica. Questa è l'altra raffigura, come si vede appare una fanciulla, che è l'anima della defunta, e sullo sfondo il Tempio della Fortuna primigenia, così come era prima delle devastazioni post-teodosiane. Questo da Castel Sant'Angelo, la persona di Castel Sant'Angelo come erba magica, è stata inserita nella mia personale a Roccaflea di Guardo Tadino di 2 anni addietro. L'idea della pianta infestante nasce da un'evoluzione del concetto di erba magica, cioè non ci sono solo erbe con delle proprietà terapeutiche e taumaturgiche, ma anche piante che possono nuocere. In questo caso questa è una delle piante infestanti che ho realizzato espressamente per la mostra di Guardo Tadino, che sarebbe dovuta essere esposta anche nell'Orangerie dell'Orto Botanico lo scorso 16 giugno, se questa benedetta pestilenza non avesse fatto il suo corso. Un'altra pianta che si può definire infestante, ma se non è, è quella che ho realizzato, è una delle rarissime opere che ho realizzato con la tecnica dell'olio su tela,
di grandi dimensioni, come se fosse sulla riva di un lago molto profondo, quasi come fosse il lago di Nemi. Anche qua sorge rigogliosa come una mandragora fantastica, e sullo sfondo però queste le montagne e il cielo. Mancare in una prospettiva anche un settore dedicato alla grafica, a cui ho dedicato tanto tempo della mia attività artistica, sia la grafica semplice come il carboncino, in questo caso abbiamo una sibilla che all'interno di un antro sente quanto gli suggerisce una chimera. È un concetto che mi piace anche mischiare, cioè ricreare il mito, e quello della sibilla e della chimera mi ha sempre affascinato. Carboncino su carta da pacchi e pastello, però ho utilizzato anche altre tecniche, quale appunto in questo caso c'è uno sfondo di un cielo su acrilico ed un mito, ho interpretato il mito di Polifemo e Galatea. Un altro mito che ho interpretato, in questo caso ho utilizzato la storia sacra, ho interpretato alla mia maniera Giuditta e Oloferne prima della decapitazione da parte di Giuditta e della testa di Oloferne. Quindi ho spiegato con quali arti Giuditta aveva attratto Oloferne. La mia produzione grafica però merita un particolare attenzione il settore delle acqueforti e acquetinte come queste. Si tratta di acqueforti e acquetinte, pertanto si lavora la lastra con due tecniche differenti, dando però, grazie all'acquetinta, quel valore tonale del cielo. È una serie di più di 14 acqueforti dedicata all'impero di Alessandro Magno. E cioè, io mi sono immaginato di trovarmi al seguito di Alessandro Magno come il pittore a pelle e di raffigurare tutti i paesaggi dell'Asia anteriore, sono in Afghanistan, in Pakistan, addirittura anche in India, che Alessandro man mano andava conquistando. Io non facevo altro che riprendere questi paesaggi favolosi, a volte un po' allucinati, di questa gloriosa spedizione. Nelle mie reinterpretazioni del mito non è mancato anche un'allegoria del fiume Nilo, siccome nasceva nell'Africa subsahariana, l'ho raffigurato appunto come se fosse con una testa di abitante dell'Africa subsahariana, e però si vede dal Nilo perché c'è la vegetazione attorno. L'idea dell'allegoria dell'acqua non è l'unica, questa del fiume Nilo. Abbiamo fatto anche una testa di oceano che possiamo vedere qui. In questo caso è l'oceano dove con le chiome diventano acqua e si diffondono dovunque. Anche questo è un incausto su tavola. Addirittura io delle volte mi sono anche divertito a usare la grafica nell'intonaco, senza altro utilizzo che se non il colore nero. In questo caso è un'altra interpretazione del mito che è data da Bellerofonte e la Gorgona, la Medusa. Come si vede, anzi come non si vede perché è scuro, ho solamente inciso e la scena va a finire in maniera molto differente da quello che narra il mito. Non più la testa di Medusa decapitata, ma una scena di accoppiamento tra Bellerofonte e la testa della Gorgone con i serpenti e il Sistro. E qua è la testa di Bellerofonte e altri particolari.